Ciao Sara. Buongiorno Ciao Alessandro, buongiorno. a tutti, io sono Alessandro Vattaneo, sono un regista, insegno cinema, regia e storytelling alla Scuola Holden e con me oggi c'è Sara Benedetti che è la responsabile dell'area cinema della Scuola Holden e insieme vi vogliamo dare qualche consiglio di lettura. Sara è una sceneggiatrice, quindi cosa hai portato oggi Sara come Ah, consigli di guarda, lettura? ti ho portato dei titoli eccezionali. Inizio con un titolo che porto in aula quando parlo di adattamento, e cioè Spider di Patrick McGrath. Ah, ecco. Tu Io saprai non l'ho mai letto, sicuramente. ma ho visto il film. Esatto, perché nel 2002 David Cronenberg, il maestro, lo traduce in immagini in un grande film che riguardo spesso e che faccio vedere ai miei alunni, appunto. Andiamo ad analizzare l'adattamento, come si passa dal linguaggio delle parole a quello delle immagini e come lo fa un grande maestro, chiaramente. Però oggi non ti parlo di Spider, ma di un altro titolo, sempre di Patrick McGrath. Non so quanto conosci quest'autore. Pochissimo, infatti sono qua per ascoltarti. Ecco, lui è inglese di nascita, suo padre era uno psichiatra in un ospedale psichiatrico, appunto. E McGrath inizia questi studi, anche lui per diventare dottore psichiatra, ma poi li abbandona a favore della letteratura. Questi studi, però, diciamo, le sue origini e il mestiere di suo padre finiscono nei suoi romanzi. Spider, appunto, sai di cosa tratta e chi non lo sa è assolutamente invitato ad andare a leggerlo. E in Trauma anche. In Trauma il protagonista è uno psichiatra. Volevo leggerti un pezzettino e raccontarti perché lo porto in aula. Mai. Fred Weil era ancora bello a quel tempo, con i capelli neri pettinati all'indietro, dalla cima della fronte. Era un individuo alto, atletico, con un sorriso affascinante. Non era un uomo di successo, ma dava l'impressione di esserlo. E quando ci portava fuori a pranzo, mi meravigliavo per il tono perentorio con cui si rivolgeva ai camerieri, uomini svelti, con indumenti bianchi inamidati, che non sorridevano mai e che in quella sala, tutta pannelli di legno e fumo di sigari, intimidivano profondamente l'adolescente magro e nervoso che ero allora. Al ritorno da queste uscite, trovavamo sempre la mamma angosciata, perché durante la nostra assenza le era venuto in mente che Fred poteva esercitare un'influenza maggiore della sua sui figli, e così lei avrebbe perso anche noi. Ero io a doverla rassicurare sul nostro amore e sulla nostra lealtà. Per qualche tempo allora riversava il suo affetto su di me, finché non si distraeva e imboccava il corridoio, diretta al suo studio. Ma ricordo un giorno in cui tornammo all'appartamento e salendo i gradini non la trovammo nell'ingresso ad attenderci. Era qualcosa di insolito. Entrammo e udimmo un pianto provenire dalla sua stanza. Fu tristissimo. Walter disse che sarebbe uscito di nuovo. Io avrei potuto fare quello che volevo. Mi rivedo con grande chiarezza in quel momento. L'alternativa era semplice. Potevo uscire di casa con lui e passare un'ora o due a Central Park, oppure potevo andare a bussare alla porta della camera di mia madre e chiederle cosa c'era che non andava. Rammento di essermi seduto sulla sedia dell'ingresso, di fianco al tavolino basso, con il telefono e la vaschetta dove lei lasciava sempre le chiavi. E si specchiava, si sistemava i capelli guardandosi nello specchio appeso più in alto sul muro. Io non ti aspetto, disse Walt sulla soglia. Un'improvvisa ondata di infelicità dalla camera da letto. Credo che resterò. Come vuoi, disse lui, e la porta d'ingresso si chiuse alle sue spalle. Per un altro minuto rimasi lì seduto nell'ingresso, poi mi alzai e andai lentamente verso la camera di mia madre. Così nascono gli psichiatri. E così, secondo me, Alessandro, nascono Cos'è? anche i narratori. I narratori, sì, sono quelle persone, secondo me, che rimangono un passo fuori dalla vita là fuori, pur continuando a desiderarla, e con un orecchio invece stanno verso l'interno di questo edificio dove il dolore si genera. Mi piace molto questa immagine di lui che sente il ticchettio della macchina da scrivere e dice almeno quando scriveva non piange, almeno quando Sì. scrive non piange. Ecco, questo mi ha colpito ed è poi anche il consiglio che do anch'io, no, agli scrittori, cioè la prima cosa per chi vuole scrivere è scrivere. Sembra una banalità, ma mettersi tutti i giorni a tradurre le tue emozioni, le tue esperienze, le tue fantasie in scrittura richiede proprio sedersi a un tavolino e Grande scrivere. scrittura.
E esattamente come lo scrivere, questo momento che stiamo vivendo ci dà l'occasione anche di leggere, no? Magari di recuperare dei libri che avevamo lì da tanto tempo, di rileggere un classico. E la cosa che mi ha colpito, non so se. Però la cosa che mi ha colpito, non so se anche tu hai notato questa cosa, è che le persone, anche quelle che sentiamo, fanno fatica a leggere in questi giorni, forse perché siamo molto preoccupati, non vediamo la fine di questa pandemia, no? Allora ho pensato io di consigliare dei racconti, perché la forma del racconto è una forma breve e quindi anche solo in un quarto d'ora o in mezz'oretta si può godere di una bella storia. E tra i racconti che consiglierei c'è questo qua che abbiamo letto insieme in classe l'anno scorso, che si chiama Il nuotatore di John Cheever. John Cheever è un autore grandissimo a livello di Carver, molto meno conosciuto di Carver, ma esiste una raccolta completa delle sue opere edita proprio da Feltrinelli, che è una bellissima raccolta. E questo racconto, Il nuotatore, tu sai che è il mio preferito, perché è la storia di questo personaggio che durante una festa in un giorno d'estate a Los Angeles, a un certo punto dice a sua moglie Lucinda, dice: senti, io torno a casa nuotando in tutte le piscine che separano questo posto da casa nostra, e quindi decide di risalire la corrente di questo fiume, che è un fiume costituito da tutte le piscine di Los Angeles che lungo questi 5 chilometri separano le due case. La moglie dice: ma tu sei matto? E lui parte invece e incomincia a nuotare in questo fiume Lucinda, che chiama come sua moglie. Ma la cosa eccezionale che succede, ed è una cosa che succede solo nei libri, no? Dove il tempo si può dilatare o concentrare a piacimento, secondo come decide lo scrittore, mentre torna a casa si accorge che lui sta trascorrendo un pomeriggio, ma in realtà attorno a lui passano mesi, anni, e quindi ritrova in queste piscine che attraversa i suoi amici dopo tanto tempo, fino a un finale sconvolgente di quando ritorna a casa sua, che però non svegliamo, se no roviniamo la sorpresa. Esatto. E ve lo consiglio perché, intanto vi consiglio tutti i racconti di John Cheever, ma questo in particolare perché forse nuotare è una delle prime cose che ci sono state proibite di fare. Non possiamo in questo momento andare al mare, non possiamo nuotare, non possiamo andare in piscina, e quindi può essere un modo anche per riflettere su azioni quotidiane che davamo per scontate, che invece in questo periodo non possiamo fare. E un'altra raccolta, Sara, che ti volevo consigliare, ma non so se questa l'hai letta, di questo autore americano che è un autore di culto, Ted Chiang, che si scrive C.H. Young, e la raccolta si intitola Storie della tua vita. Lui è un autore di fantascienza di culto, perché scrive pochissimo, ci mette anche 2 o 3 anni a scrivere un racconto breve, e sono tutti racconti che partono da presupposti straordinari. Per esempio, cosa sarebbe successo se i nostri antenati avessero costruito la Torre di Babele continuando fino a raggiungere la vetta del cielo? Oppure cosa succederebbe se arrivassero degli alieni sulla Terra e parlassero una lingua incomprensibile, e cosa succederebbe proprio alla struttura del nostro cervello? E questo infatti è il racconto da cui è stato tratto Arrival, un film che sono sicuro che anche tu ami moltissimo. Quindi vi consiglio Storie della tua vita, che è stato appena ripubblicato con una nuova traduzione di Ted Chiang. Queste due sono le raccolte di racconti che vi consiglierei. E poi, Sara, tu sai che io amo molto la poesia, e quindi se qualcuno a casa proprio non ha proprio testa neanche di leggersi un racconto, la poesia è sempre un rifugio per qualsiasi occasione, qualsiasi stato d'animo. Sei d'accordo? Assolutamente. Sì, assolutamente. E su questo ti consiglierei una raccolta di una poetessa italiana che si chiama Cristina Campo. La raccolta edita da Adelphi si intitola La tigre assenza, ed è proprio la raccolta di tutte le sue poesie. Questa poetessa troppo poco conosciuta va riscoperta, è un po' la nostra Emily Dickinson. E allora ti leggo questa brevissima poesia senza titolo di 8 versi, e lei dice di se stessa: devota come ramo curvato da molte nevi, allegra come falò per colline d'oblio, su acutissime lamine in bianca maglia d'ortiche ti insegnerò, mia anima, questo passo d'addio.
E questi 8 versi mi piacciono molto perché è come se lei riflettesse su tutte le sofferenze, sul dolore che ha vissuto, di cui per certi versi è anche grata, perché lei dice: io sono devota come un ramo che è stato curvato da molte nevi, quindi è passato molto tempo e questa sofferenza che lei associa alla neve, no, al freddo, è anche un'immagine molto delicata che non spezza il ramo ma lo curva, quindi lei ha imparato ad adattarsi a questa vita e subito dopo dice allegra come falò, comunque dentro di lei ha ancora conservato questo fuoco, questa vivacità per colline d'oblio, però questo fuoco si perde nella sua memoria in cose che anche lei cerca di dimenticare. Questa è la mia personalissima interpretazione, poi non lo so, magari altri hanno altre interpretazioni. E poi alla fine questa idea che comunque si debba danzare in qualche modo nella vita, e mi sembra anche un bel messaggio per i tempi che stiamo vivendo, per chi ha la fortuna di stare bene oggi e può immergersi nei libri e può fare delle riflessioni che normalmente non abbiamo il tempo di fare. Che dici? Grazie Alessandro, è un vero regalo. Peraltro la poesia, come sai, è anche una delle mie passioni, è un nostro docente comune, perché quando eravamo tra i banchi, Bruno Fornara è stato docente di entrambi di cinema, lui dice che imparare una poesia a memoria è assicurarsi di avere sempre con sé un'opera d'arte. Quindi è vero. Bellissimo. Io invece, Alessandro, volevo suggerirti un'altra cosa, passare a un altro genere ancora, il saggio, che so che anche tu ami. Sì. Allora io ho riscoperto in questa occasione Pierpaolo Pasolini, che veramente non ha bisogno di parole per essere presentato, però di cui si parla forse troppo poco oggi, e invece trovo che i suoi scritti siano veramente attuali. In particolare io ho riaperto Le lettere luterane, che è una raccolta appunto delle lettere che scriveva nell'ultimo anno di vita, quindi nel 1975, dalle pagine del Mondo e dalle pagine del Corriere della Sera. E ce n'è una che mi colpisce particolarmente perché tocca il nostro ambito, Alessandro, cioè si parla di cinema e di letteratura. Sentiamo. Ti leggo. Niente come fare un film costringe a guardare le cose. Lo sguardo di un letterato su un paesaggio, campestre o urbano, può escludere un'infinità di cose, ritagliando dal loro insieme solo quelle che emozionano o servono. Lo sguardo di un regista su quello stesso paesaggio non può invece non prendere coscienza, quasi elencandole, di tutte le cose che vi si trovano. Infatti, mentre in un letterato le cose sono destinate a divenire parole, cioè simboli, nell'espressione di un regista le cose restano cose. I segni del sistema verbale sono dunque simbolici e convenzionali, mentre i segni del sistema cinematografico sono appunto le cose stesse, nella loro materialità e nella loro realtà. Bellissimo, ci dice proprio che creare un'immagine significa trasformare in simbolo gli oggetti, e infatti si possono usare gli oggetti per veicolare emozioni. Esatto. Mi viene sempre in mente quella scena di 21 grammi, quella dei calzini rossi. Ti ricordi quando la mamma, dopo che appunto ha perso la famiglia, questa bimba, a un certo punto fa una lavatrice, tira fuori questi calzini rossi e scoppia in lacrime, perché chiaramente il calzino le ricorda la bimba, no? Che non c'è più. E quindi questa è proprio l'idea del cinema, è creare un'immagine, è un sistema molto complesso di segni, mentre nella letteratura è la cosa straordinaria poi della letteratura, che abbiamo solo le parole e poi il mondo, le immagini di quel mondo lì che evochiamo, in realtà è lo spettatore, è il lettore in quel caso che le costruisce. Certo. Mentre il cinema è il sogno di un altro che tu vedi, ma che comunque puoi abitare, no? Quindi sono due forme straordinarie. Sì. Ma volevo dirti poi che oltre questa lettera ce ne sono altre veramente, diciamo, anche collegate a quello che abbiamo detto, no? Ad esempio lui parla della pedagogia delle cose, cioè di come gli oggetti, prima ancora delle parole, degli insegnamenti, degli adulti, entrano nella nostra percezione e ci insegnano questo linguaggio muto delle cose, appunto, e che è un po' quello che noi raccontiamo ai nostri allievi, no? Quando diciamo loro di trovare l'immagine che racconta quella roba lì che vogliono… Quella storia, sì.
Sì. E visto che hai citato un regista scrittore, io rilancio con un altro dei miei registi preferiti, Alexander Sakurov, che si scrive Sokurov con la K, che ha pubblicato per Bompiani una raccolta dei suoi scritti. E la cosa incredibile di Sakurov è che le sue sceneggiature sono scritte come poesie. E quindi vi consiglio la lettura di questo grande autore, anche perché all'interno di questa raccolta c'è un racconto che si chiama Fossile, che è uno dei racconti più belli che io abbia letto, è uno dei pochissimi che lui ha scritto, della storia di due ragazzi di 18 anni che vanno a fare le guardie forestali in una di queste foreste siberiane e segue la cronaca delle sue avventure. Ed è un racconto che ci riporta veramente a questo tema dell'armonia tra uomo e natura, che è molto difficile, e noi siamo in mezzo a questa cosa qua, no? È la natura che comunque non ha una morale, non ha, ha le sue regole che sono diverse dalle nostre, e spesso questo incontro è un incontro violento. Questi due ragazzi sono seguiti nelle loro attività quotidiane mentre nuotano nel lago, ma a un certo punto incontrano questo animale, questo uccello enorme nella foresta che ne ferisce uno, e poi da lì la situazione degenera. Ma è un racconto che ti porta proprio in una dimensione onirica, proprio come i film di Sakurov, che è un grande pittore oltre ad essere un grande regista. E sicuramente il pubblico conoscerà Arca Russa, che è questo film che lui ha realizzato dentro l'Ermitage in un unico piano sequenza, ma credo che i suoi film più belli siano queste elegie, cioè proprio questi film a metà tra il documentario e la poesia, dove lui, partendo dalla realtà delle cose, crea proprio dei film poetici e delle meditazioni proprio sull'idea anche di bellezza, di natura e di armonia. Il suo film più bello è Madre e figlio, secondo me, che è un film di un'ora, che è semplicemente la storia di un uomo che veglia la madre nei suoi ultimi momenti di vita. E questo è un film veramente, no, non è un film straziante come potrebbe sembrare, è un film poetico straordinario, ve lo consiglio. E hai altri consigli tu? Io ne ho, qua. Alessandro, ti ho preparato una sorpresa. Ah! Sì, ti racconto un mio sogno nel cassetto. Vai! E quello, rullo di tamburi, di lavorare all'adattamento, mio sogno, adattamento del romanzo Opinioni di un clown di Eric Boll, che è uno dei miei romanzi preferiti. Non lo sapevo. Sì, sogno un giorno di scrivere questo adattamento. E perché te ne parlo oggi? Perché questo romanzo è ambientato in una Bonn post bellica, e il protagonista, come dice anche il titolo, è appunto un clown che ci racconta le sue opinioni. Quindi la sfida qui sarebbe trasformare i suoi pensieri in un film. Qual è l'attinenza con la nostra situazione? È che lui si trova appunto confinato, ma in questo caso da se stesso, nel suo appartamento di Bonn, e immerso in una vasca da bagno lui ripensa a tutta la sua vita, quindi ai suoi genitori, alla sua sorella che ha perso durante la guerra, poi parla con il suo agente, ma soprattutto ricorda Maria, che è il suo grande amore, che ora è sposata con Zupfner, si chiama, con un uomo che il clown odia chiaramente. È un personaggio straordinario di cui ci si innamora subito, e quindi niente, questa era la sorpresa, perché non ti ho mai detto questa cosa. Mai detta, non pensavo. E allora perché non ne approfitti e inizi a scrivere in questi giorni? Lo farò, ho lì il computer aperto e andrò a farlo. Sì, non lo sapevo, mi hai sorpreso. E allora io qua ho tutta una serie di libri che vorrei consigliarti molto velocemente, perché siamo in chiusura, e incomincio, visto che tu hai parlato di adattamento, da un libro, Non è un paese per vecchi, di Cormac McCarthy, che oltre a essere appunto un bel libro molto scorrevole di un grandissimo scrittore americano, è diventato anche un film dei fratelli Coen nel 2007, e questo lo usiamo spesso in classe proprio per far vedere che cosa succede dalla pagina scritta al film, che cosa si perde, che cosa si acquista. In questo caso l'adattamento cinematografico è molto felice, perché dietro la macchina da presa ci sono i fratelli Coen, quindi è un ottimo esempio di grande scrittura e grande cinema. Con un grande
E con un grande, sì, con un'acconciatura improbabile, però un personaggio cattivo, memorabile. A proposito di cattivoni, consiglio anche Gli assalti alle panetterie di Murakami Haruki, perché questo è un libro che mi hai regalato tu, che mi ha dato un grande divertimento. Vi consiglio l'edizione illustrata da Igort, e la premessa è straordinaria, cioè ci sono due giapponesi, due poveracci affamati che decidono non di rapinare una banca ma di assaltare una panetteria, e lì dentro troveranno tutta una serie di ostacoli improbabili e divertentissimi. Poi, se non avete voglia di leggere, vi consiglio una serie di libri illustrati, e visto che in questo periodo passiamo molto tempo alla finestra a osservare gli altri o a riflettere, vi consiglio The City Out of My Window, 63 vedute di New York, di Matteo Pericoli, che è un illustratore italiano. E altrimenti vi consiglio, passando da New York a Venezia, una raccolta di acquarelli di Turner intitolata proprio Venezia, edizione Ippocampo, che è alternata a passaggi bellissimi di autori famosi proprio su Venezia. E vi leggo una cosa brevissima di John Ruskin, che è stato uno dei più grandi critici d'arte, che di Venezia dice: qui siamo in piazza San Marco, e in fondo a questa fila di ben disposti archi sorge dalla terra una visione, e tutta la grande piazza sembra che si apra in atteggiamento di rispetto perché noi possiamo meglio bearci di essa. Una moltitudine di pilastri, cupole bianche raccolte in una lunga e vasta piramide di un colore ardente, simile a un reliquiario, in parte d'oro e in parte d'opale e di madreperla. E in basso cinque grandi arcate, qua sta descrivendo San Marco, ricoperte di sculture di un alabastro chiaro come l'ambra e delicato come l'avorio. Sculture fantastiche a foglie di palme e gigli, grappoli d'uva e granati, uccelli in riposo, svolazzanti tra i rami, il tutto legato insieme in una trama di piume e di germogli, e nel mezzo solenni forme di angeli scettrati e con vesti lunghe sino ai piedi, rese incerte per lo splendore di un fondo d'oro che appare dietro di loro attraverso il fogliame, interrotto e oscurato come la luce del mattino che passava attraverso i rami degli alberi dell'Eden quando le porte ne erano guardate dagli angeli molto tempo fa. Questo è John Ruskin, Le pietre di Venezia, uno dei libri più belli scritti da un critico d'arte. E poi un altro libro per sognare, restando seduti a casa, è un libro che mi è stato regalato da un'amica carissima, e sono I giornali di bordo, l'arte di raccontare i viaggi per mare. È una raccolta bellissima, illustrata con antiche mappe, di tutti i diari di bordo dei più grandi navigatori commerciali o militari della storia. È un libro veramente che mi ha fatto sognare. E infine, Sara, due consigli anche per chi ha dei bambini, e i consigli sono due libri di fiabe illustrati. Il primo sono le fiabe dei fratelli Grimm, illustrate da Arthur Rackham, dei classici Burr. È un modo per riscoprire fiabe che tutti conosciamo, con questo grandissimo illustratore che ha ispirato poi tutti quelli che sono venuti dopo di lui. Siamo a cavallo tra fine 800 e inizio 900, la grande epoca degli illustratori. E infine, A est del sole, a ovest della luna, antiche fiabe scandinave di Taschen, con le illustrazioni di Kay Nielsen, un'edizione appena che ha qualche mese, ma bellissima, proprio un libro da tenere sempre a portata di mano. Beh, grazie Ale, diciamo, i consigli sono stati ricchi, preziosi. Speriamo. Avremo da fare in questi giorni, quindi. Sì, abbiamo molto da leggere, e io vorrei salutare insieme a te tutti quanti, tutti quelli che ci ascoltano. E questa forse è la prima guerra che possiamo vincere stando dentro casa, e approfittiamone un po' per coltivare noi stessi, noi che abbiamo ancora la fortuna di stare bene. E poi volevo salutare i nostri studenti e mandare un abbraccio ai nostri studenti. Sì. Anche a loro un abbraccio, e ricordarci quante vite si aprono quando apriamo un libro. Esatto. Grazie Sara, spero di vedere presto te e tutti i nostri colleghi. Ciao. Ciao Alessandro, buona giornata. Ciao, grazie. Ciao.